Ma una ricetta più golosa di questa, dove la trovate? Oggi vi insegno a farli uguali identici. Il bello è quando arrivate al cuore morbido, al cioccolato. Guarda qui che bella zucca, ma adesso la tagliamo perché ci servono solo 300 grammi. Quindi l'ho tagliata a metà. Ora con un cucchiaio rimuoviamo i semi. Quindi ho ricavato 300 g di zucca, ho rimosso la buccia e ora mettiamo la zucca nel frullatore. Io sto usando un robot da cucina con le lame AS. Chiudo e frullo. Perfetto, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Quindi ora metto la zucca in una ciotola. A questo punto, nello stesso frullatore, aggiungo due uova, poi aggiungo anche 80 g di eritritolo, oppure potete anche usare lo zucchero, 100 g di olio di semi, grattugio dentro anche la scorza di un limone. Quanti ingredienti interessanti. Che cosa prepareremo oggi, Diana? Oggi prepariamo una ricetta che vi salverà la colazione, promesso. Quindi mi alzo domani mattina, faccio questa ricetta e sono salvo. Esatto, o la fai il giorno prima e sei salvo il giorno dopo. Ok. Ora chiudo e frullo per pochissimi secondi. A questo punto aggiungo anche 200 g di latte di soia, ma va benissimo anche quello di mandorle. Ora aggiungo 150 g di farina di mandorle. Qui ho semplicemente frullato 150 g di mandorle e le mie erano già tostate, per quello le vedete un po' marroncini. Ma non devono essere per forza tostate, vero Diana? No, assolutamente no. Io avevo solo queste in casa perché le avevo già tostate in precedenza per un'altra ricetta e quindi ho usato queste per fare la farina. E poi aggiungo anche 150 g di farina, qui sto usando quella di grano saraceno, voi potete usare anche un altro tipo con cui vi trovate bene. Chiudo e frulliamo. Perfetto, guardate che consistenza bellissima. Ora sposto l'impasto nella ciotola e adesso aggiungo anche la zucca che abbiamo frullato prima. Poi aggiungo anche 50 g di pepite di cioccolato fondente, ovviamente potete anche solo tritare del cioccolato se non avete queste, O le gocce. o le gocce, sì. Mescoliamo. A questo punto aggiungo anche 12 g di lievito in polvere per dolci. Ed ecco qui la consistenza finale. Ora prendo una teglia per muffin, come vedete io all'interno ho inserito dei pirottini di carta, questi sono fatti da me con la carta da forno, potete fare anche voi la stessa cosa se non avete i pirottini classici di carta. E poi con il cucchiaio, anzi due cucchiai, così ci aiutiamo, andiamo a riempire i pirottini. E ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Andiamo! I nostri muffin sono pronti, ma prima di andare a vederli, lasciate un mi piace al video come sempre, condividetelo anche, mi raccomando, così non vi perderete nessuna delle nostre ricette che pubblicheremo. Sei pronto? Siete pronti? Andiamo a vederli. Guarda che meraviglia, sono sofficissimi. Oh, che belli. Devono essere buonissimi questi, Diana. Mamma mia, che profumo di zucca e cioccolato. Allora, alcuni muffin li decoro con del burro d'arachidi. Come vedete, il mio è molto morbido perché l'ho fatto sciogliere con un po' di latte di soia. Esatto, Quindi non li decoreremo tutti soltanto con questo. alcuni li decoriamo così e gli altri con qualcos'altro. E gli altri li decoriamo con un po' di cioccolato sciolto. Che belli che sono, Diana, e poi devono essere buonissimi. Finiamo con della granella di mandorle. È arrivato il mio momento. Secondo te quale sceglierò? Beh, Beh, sicuramente quello al cioccolato. mi conosci troppo bene, ovviamente. Che bello. Mamma mia, guardate qua. Una nuvola. Buono? Divino.